Ciao ragazzi, eccoci per il gran finale di Evil Within 2. Nello scorso episodio abbiamo affrontato nostra moglie Myra, la quale ormai non riusciva più a controllarsi e si è trasformata in un mostro disgustoso che richiamava molto Carla Radames di Resident Evil 6. E niente, adesso ci dirigiamo verso quella casa, la nostra casa virtuale, per recuperare nostra figlia Lily. Andiamo. Lilluccio, arrivo. Hang in there. Ci sono quasi. I'm coming. Hold on. Fa che le stia bene. Sceva. Oh il contatto è ristabilito. Dov'è? Non ho una posizione precisa. Wow, che doppiaggio proprio. Un attimo, abbiamo il nucleo. Il soggetto la raggiunge. Eccellente. Istruite il soggetto per ripristinare il nucleo. Brutte notizie, temo, signore. Ormai è tardi. L'ambiente ha subito troppi danni. Anche ripristinando il nucleo, il collasso di Union è imminente. Ebbene sia, abbiamo ancora lo stem. Ricominceremo. Ma ci serve il nucleo. È troppo preziosa per noi. Voglio la squadra medica per estrarre il nucleo. Quanto ci vuole? Il tempo che serve a portarla al punto d'estrazione. Sono vicini, ci vorrà poco. La squadra medica è sul posto, pronta a intervenire. Una volta fuori, la squadra medica terminerà il soggetto. Che È servito allo stronzi. scopo. Sì, signore. Merda. Kid, chiama il tuo amico e dagli istruzioni. Beh, direi che ci siamo, Kid. Kid, mi hai sentito? Sì, ho sentito. È in subordinazione quella che sento? Non possiamo ucciderlo. Sì che possiamo, e lo faremo. Una volta tornato nel mondo reale, sarà una minaccia. Ora chiamalo e digli dov'è il punto di estrazione. Lo sai, Kid. Ha firmato la sua condanna nel momento in cui è entrato nello stem. Ora esegui gli ordini, o anche tu firmerai la tua. No. È un vero peccato che tu ci abbia traditi. Avevo fiducia in te. Brava Julie, fa qualcosa di buono ogni tanto. Non Vediamo di non provateci, forze! scattare. Dovete ritirarvi! Forze! Controllate l'amministratore! Ma che cavolo? Au! Ashtronzen! Dai, era un headshot quello! Questo. Pure questo sarebbe dovuto essere un headshot. Ecco. Il tipo in fondo mi ha rotto il cavolo. Cioè ragazzi, l'ho centrato tre volte di fila e due volte è andato a vuoto perché è un gioco bellissimo. Un gioco BELLO. Cioè, Lily! Deve essere di sopra nella sua stanza. Cheryl.
dolce bambina. Papà? Sono io, Lily. Sono qui. Lily che è rimasta sempre uguale in questi ultimi anni. Non si sa come. Sono io. Ti riporterò a casa. Non siamo già a casa. No, tesoro. Ma lo saremo presto. Sono stanca. Torna a dormire. Al tuo risveglio sarai al sicuro. Povera piccolina. Andiamo, Sebby. We are at war. Non so cosa stavo dicendo. Maya. Oh. L'ho trovata. Presto. Andiamocene da qui. Mi dispiace, Sebastian. Non posso. Certo che puoi. Porterò via tutte e due se necessario. No. Non... La Mobius deve essere fermata. Fanculo la Mobius. Ci hanno già fatto perdere troppo tempo. Dobbiamo andarcene solo noi tre. In un posto dove non possono trovarci. Quel posto non esiste. Loro sono dappertutto. Lily sarà sempre in pericolo se io non li distruggerò. E va bene, aspetterò. Quando la Mobius sarà distrutta... Non funziona così, Sebastian. Può essere fatto solo dall'interno. Lo Stem non è soltanto questo posto. Tutta la Mobius è connessa attraverso i chip che hanno in testa. Una volta assunto il potere del nucleo, trasmetterò un segnale nell'istante in cui Union collasserà. Un segnale che potrà distruggere la Mobius una volta per tutte. Ma siamo finalmente insieme. Non c'è altro modo. Fa tutto parte del piano sin dall'inizio. Mi dispiace. Myra. Dimmi. Solo che ti prenderai cura di Lily. Devi raccontarle che sua madre la amava tanto. Myra. Vorrei dirti tante cose. Tu non devi dire niente. Ti ho osservato per tutto questo tempo. So quanto hai sofferto, quello che ti hanno fatto, che io ti ho fatto. Non hai colpa per ciò che è successo. E sei stato all'inferno due volte per questo. È giusto che te ne vada ora. Vivi la vita che ti è stata strappata. Ti amo, Myra. Vi amo anch'io. Tutti e due. Lo sto facendo per voi. Ma non c'è più tempo. Dovete andare. Ora! Commossa un pochino. Allarme, allarme, emergenza Alfa 1. Allarme, allarme, emergenza. Headshot Alfa 1. Baby. L'abbiamo in pugno. Uccidetela. Granata. Headshot baby. No. No. Headshot baby. Devo raggiungere la stanza dello Stem al piano di sotto. Personale di sicurezza a rapporto nella stanza dello Stem. Resisti, Sebastian. Tic, 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 tic. Ci sono quasi. Personale di sicurezza a rapporto nella stanza dello Stem. Spero che funzioni, Myra.
Bell'outfit, Kidman. Cosa credi di fare? In questo modo firmi la tua condanna a morte. Lo dovresti sapere. Avevi grandi capacità. Potevi diventare incredibilmente potente. E invece hai deciso di gettare via tutto. Perché? Dopo quello che hai visto, dopo quello che hai fatto, perché questa crisi di coscienza adesso? È per il detective? Per la bambina? No. È per me. Pensa a quello che fai, Kid. Lo stemma è necessario, immagina... una coscienza condivisa da tutto il genere umano. Niente più guerre, niente più disparità, niente più dolore. Non si torna più indietro. Spero avessi ragione, Myra. Sebastian! Kidman, Lily è con me. Dove vado? Nella tua stanza. Ok, ma Myra rimarrà qui. Tu lo sai perché. Ok, non abbiamo molto tempo. Conto su di te, Kidman. Ecco, questa volta, Kidman, non ci pugnalare alle spalle, grazie. Non temere, Lily. Ci siamo quasi. Oh mio Dio! Ah, però Cristo santo. Saremo a casa. Resisti. Vuoi ancora tornare indietro, Kid? Se lo fai, ti prometto una morte rapida. Altrimenti, il castigo per il tuo tradimento sarà leggendario. Sto per diventare una leggenda, è vero. Sarò una leggenda per averti distrutto. Un mondo senza scelte non è un'utopia. Un alveare funziona soltanto con una regina al comando. Unisciti a noi o muori. Beh, sai una cosa? C'è una terza opzione. Ed è fottiti! Sei una sciocca! Tuttavia ti ammiro. È un peccato che tu debba morire così, Kid. Che c'è? Pensavi che fossi una sprovveduta che non sa quello che fa? Ho estratto il mio chip 3 giorni fa. Non importa! Oggi morirai. In un modo o nell'altro. Su, avanti, Sebastian. Il tempo sta quasi per scadere. Muoviti! No, Lily! Papà!
Lily. Sebastian. Vi voglio tanto bene. Ora sarete al sicuro. Brava Myra, ce l'hai fatta. Quegli occhi viola, poco credibili. Ha fatto una strage, Myra. Sta tranquillo, Sebastian. Sei al sicuro. Lily. Dov'è Lily? Aiutami a tirarla fuori. Rimani lì. I pantaloni che si sono asciugati subito, anche la maglia. Presto! Papà, ma sei davvero tu? Sì, Lily. Sono io. Ho fatto un incubo bruttissimo. Shh, lo so, Lily. Ma ora sei sveglia. L'incubo è finito. Non c'è niente di cui aver paura. È davvero finita. Non sono ancora lì dentro. Pensando di... È davvero finita. Grazie a Myra. Forza! Andiamocene da qui. Adesso la bambina vedrà cadaveri ovunque. Dettagli. L'incubo è finito. Sì, sì. Ecco, è meglio se dormi vicino. Che rimane sempre stilosa. E
piacciono le camicie bianche. Anche nel primo di Evil Within portava la camicia bianca, ricordo. E abbiamo finito anche questo gioco. Devo dire che non è stato molto sorprendente, sicuramente, insomma, più sottotono rispetto al primo, sicuramente. Forse non è finita, attenzione, eh. Magari vedremo. Ecco qui un The Evil Within 3, chi lo sa. Magari sì. Ok, gioco completato in 13 ore, 21 minuti e 56 secondi. Benissimo ragazzi, allora come dicevo, un gioco un pochettino sottotono, soprattutto se paragonato al primo The Evil Within, ma tutto sommato un buon gioco e va giocato. Soprattutto per chi ama questo genere. Bene, vi ringrazio, soprattutto ringrazio chi ha seguito questo gameplay e mi ha fatto compagnia fino ad ora. Crepo. Allora, un saluto a tutti, vi do appuntamento al prossimo video gameplay. Un bacione a tutti, ciao da Gilda Fatima.